Grazie mille, buonasera a tutti. Mi perdonerà chi fa le riprese se mi muoverò spaziando qua davanti, ma superate le 2 ore di incontro direi che dovrò mettercela tutta per conservare la vostra attenzione nel tempo che mi è stato dato. Quindi la mia relazione, fatiche e sfide della relazione tra uguali e diversi. Bene, cercherò di tessere in qualche modo delle linee di congiunzione anche tra le relazioni che mi hanno preceduto ed esploreremo 2 linee di faglia, 2 linee di rottura, di fragilità, come richiede tra l'altro questo convegno del modello italiano di integrazione, di costruzione di una società plurale. Ci interesseremo alle questioni di genere e di generazioni, migrazioni femminili e giovani, donne e bambini, madri e figlie, soggetti così profondamente interessati e protagonisti del mondo della scuola, ma anche della narrazione di cui abbiamo parlato quest'oggi. Per cominciare scelgo questa immagine, un po' provocatoria. Sento spesso raccontare le migrazioni di oggi, l'Italia multiculturale, facendo riferimento al passato del nostro paese, alla grande emigrazione italiana, quegli italiani che tra fine dell'Ottocento e inizio del Novecento partivano verso le Americhe. Proviamo a ribaltare un po' la questione in modo provocatorio. Raccontiamo le migrazioni di oggi pensando anche alle migrazioni del futuro. Proviamo a pensare che questi italiani di fronte a Gai in Cina siano i nostri figli, i nostri nipoti, le prossime generazioni italiane che fra 40 anni, 50 anni, nel 2050 emigreranno dopo la grande crisi, la crisi economica, finanziaria che colpisce e continuerà a colpire il nostro paese ed emigreranno a cercare fortuna in Cina. Questo microfono va e viene. Cambio microfono al volo. Benissimo, allora guardiamo le migrazioni di oggi pensando che potrebbero riguardarci molto da vicino nell'immediato futuro. E se dobbiamo parlare di abitare le differenze, come ci richiama il titolo della giornata attuale, perché non incominciare a parlarne proprio pensando all'abitare, a una casa, una campanelliera come questa, e so che dal fondo non si leggono bene, ma su ogni campanello cognomi che suonano piemontesi, calabresi, napoletani, romeni, nigeriani, cinesi, ungheresi. Persone di tutto il mondo che coabitano, vivono nella stessa abitazione e devono trovare soluzioni quotidiane per andare d'accordo in questo cohousing così importante per il presente e il futuro del nostro paese. E trovare soluzioni affinché alle riunioni di condominio si riescano a trovare punti di contatto e di unione. Proviamo a pensare di suonare a qualcuno di questi campanelli, aprire le porte di questa casa interculturale e si affacciano di fronte a noi immagini di famiglie, di uomini, di donne, di bambini, di abitanti di questa nostra casa. E proviamo allora a chiedere a queste persone di raccontarci alcune delle loro storie. Cominciamo a interrogare la prima delle famiglie di questa nostra abitazione, la famiglia Galeazzo Cerniei. Proviamo a sentire cosa ci racconta. Ovviamente se i mezzi tecnici che ho a disposizione mi permetteranno di farvi sentire l'audio del video. Mi chiamo Alina, cognome Cernii, e vengo da Ucraina, paese vicino Lvov. Galeazzo Avelio. Sono in Italia da 11 anni compiuti. Ero senza lavoro, la fabbrica chiusa, ancora lavorava, ma non pagava già da 2 anni il stipendio. E le figli, 2 figli, senza soldi anche per il padre. E allora dopo abbiamo deciso come andavano tutti in Italia, allora mi ha aiutato un'amica e sono venuta anch'io. Pensavo, sto 3 mesi in Italia, sto 3 mesi che finché pago viaggio, quelli che avevo prestato. Sì, dopo la figlia scriveva lettere, torni subito. Vedo che non posso fare quello che fai io e ora sono contenta.
Sei brava in gamba. Anche noi una volta facevamo vita come voi, avevamo i soldi messi da lì, un lavoro, una famiglia, normale. E dopo abbiamo mangiato tutto e dopo siamo andati via tutti per fare... Direi che ho messo abbastanza alla prova le vostre orecchie e quindi posso continuare a raccontarvelo indipendentemente dal video. Avete visto come in questa casa, in questo spazio domestico, si costruisca una relazione tra persone con storie, vissuti, esperienze molto diverse. C'è Halina Cerniej, giovane donna ucraina, partita dal proprio paese, con alle spalle una professionalità diversa, nata e cresciuta in un paese politicamente e socialmente molto diverso da quello che ritrova oggi tornando a casa. E la signora Galeazzo, un'anziana italiana, rimasta sola, che dopo aver vissuto 60 anni, 70 anni, 80 anni nella propria abitazione, negli ultimi anni della propria esistenza ha imparato a condividere tempi e spazi della propria vita quotidiana con questa giovane donna venuta dall'est. Condividere le pratiche della vita di tutti i giorni, mangiare insieme, uscire per una passeggiata nel quartiere, sentire le storie che Halina le racconta, perché le storie, il vissuto di Halina è interessante per la signora Galeazzo. Halina parla dei suoi figli, certamente, ricongiunti in Italia, che crescono nel nostro paese, che frequentano le scuole italiane e, finita la scuola, partecipano anche ad alcune lezioni nella scuola ucraina per mantenere la lingua della propria madre e dei propri nonni. Ma attraverso Halina la signora Galeazzo scopre le storie delle tante donne emigrate negli ultimi 20 anni dall'Europa orientale, giunte nel nostro paese per svolgere il lavoro di cura, di assistenza familiare nelle case degli italiani. E scopre che molte di queste donne non vivono stabilmente in Italia, non progettano di rimanere per sempre in Italia, ma vivono vite transnazionali, divise tra il proprio paese d'origine e quello d'approdo, e compiono regolari viaggi a bordo di piccoli pulmini come questi per rientrare a casa e tenere insieme le due parti della loro vita, quei genitori, quei mariti, quei figli rimasti nei villaggi e nelle città di provenienza. Sono storie di donne moldave, ucraine, polacche, romene, che in piccoli anfratti della nostra città, come questi parcheggi di periferia, trovano mezzi, piccoli pulmini, corrieri per i loro viaggi di ritorno a casa. E allora, attraversando l'Europa, rientrando ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, una volta all'anno nei paesi d'origine, queste donne compiono anche viaggi verso un'altra casa, verso un'altra abitazione, diversa da quella campanelliera interculturale che abbiamo visto nelle prime immagini. Le case in Romania, in Moldavia, in Ucraina, le case che stanno ristrutturando, ricostruendo con i soldi guadagnati con il lavoro in Italia, le case dove spesso sono rimaste le altre parti della propria famiglia. Un marito, un figlio, i nipoti, persone con cui si cerca e si continua di costruire relazioni sentimentali a distanza, di coltivare una maternità a distanza attraverso tutti gli strumenti possibili, quelle dei rientri a casa certamente, quelle dell'invio di regali, di doni dall'Italia o quelli delle nuove tecnologie come internet, come Skype, che permettono anche a una madre da distanza di poter continuare a guardare la crescita dei propri figli, dare indicazione su come debbano essere vestiti o come debbano mangiare o informarsi sui loro risultati scolastici. Le famiglie che incontriamo in Italia, le famiglie che portano i figli nelle scuole italiane, sono anche spesso famiglie che hanno uno specchio appunto nei paesi d'origine, altre parti di famiglie, altri figli, altri uomini lasciati nei paesi d'origine, i cosiddetti appunto figli lasciati indietro. Bambini che crescono spesso per anni con il solo padre o con i nonni o con gli zii dei vicini di casa e verranno forse ricongiunti in Italia dalle madri che lavorano nel nostro paese. Questa storia di donne, questa storia di figli ricongiunti, questa storia di famiglie transnazionali trova un altro specchio in un altro di quei campanelli. Proviamo a suonare un altro campanello di casa, proviamo a guardare cosa succede in un altro degli appartamenti del nostro palazzo. Mio nome è Chen Xiqi, vengo dalla Cina, è un paese del sud che si chiama...
Va bene, le possibilità dei nostri microfoni e dei nostri mezzi odierni sono veramente limitate, ma lasciamo che scorrano le immagini e proviamo noi a dare voce a questo punto ai filmati. Bene, sotto la famiglia Galeazzo Cernei abita la famiglia Chen. Padre, madre, un figlio più grande, già post-adolescente, che frequenta le scuole superiori, un bambino piccolo, nato in Italia. Una delle tante famiglie, di origine in questo caso cinese, composta e ricomposta in emigrazione, in cui una parte della famiglia è nata altrove, si è spostata in Italia, uno dei due figli è stato ricongiunto, mentre l'altro bambino è nato già nel nostro paese e dunque rappresenta di fatto una seconda generazione. Sono questi ragazzi che incontriamo nelle strade, ad esempio, di Torino, città dove il centro interculturale opera e dove anch'io nel corso degli anni ho avuto l'occasione di lavorare come insegnante di italiano lingua seconda in alcuni laboratori pomeridiani attivati in scuole torinesi e dedicata proprio agli allievi sinofoni, agli allievi di origine cinese. Sono ragazzi che rivendicano un diritto alla somiglianza, al non essere in realtà riconosciuti, stigmatizzati, individuati come cinesi, perché loro per primi non conoscono o non hanno mai visitato, ricordano solo come un ricordo d'infanzia quel paese lontano, ma che rivendicano anche un modo originale e proprio di essere giovani italiani, giovani torinesi in questo caso. Ragazzi che frequentano le scuole di Torino, in modo particolare ovviamente i ragazzini ricongiunti già in età scolare, che quindi hanno bisogno di un sostegno ancora nell'apprendimento della lingua italiana e che sono inseriti ad esempio in questa classe, da cui voglio leggervi un breve racconto, un breve tema scritto da una delle ragazzine che vedete in questa fotografia, che è così appropriato rispetto al tema di questa giornata, perché si intitolava Torino è casa nostra. Quindi ancora una volta l'idea dell'abitare, dell'essere cittadini di una città, non solo perché in possesso di una cittadinanza giuridica, ma perché ci si sente in qualche modo appartenenti a una città, o forse in modo più inconsapevole, visto l'età di questa bambina, semplicemente si cresce tra queste vie, tra queste piazze, nel quartiere attorno alla scuola che si frequenta. Allora leggiamo questo breve tema di Cinghie. L'ingresso della mia casa è l'aeroporto di Caselle. Io sono qui da più di un anno, sono venuta dalla Cina per aiutare i miei genitori. Quando sono arrivata, prima di scendere dall'aereo, pensavo, come saranno questi stranieri, gli italiani? Buoni o cattivi? Dopo un po' ho chiesto a mio fratello, come staremo in Italia secondo te? Lui mi ha risposto, non molto bene, perché adesso non parliamo e non capiamo ancora la lingua. Lo studio della mia casa è la scuola media Croce Morelli. Adesso io sono già in terza media, voglio promossa, così il prossimo anno io cambio camera di studio e vado a scuola superiore. Il primo giorno di scuola in Italia sono andata a scuola con mio cugino. Era noioso perché non conosco nessuno e non ho capito niente. Quando c'è un intervallo c'è una ragazza italiana che mi chiede come si dice ciao in cinese. Io dico ni hao. Quando dopo l'intervallo entra la professoressa d'inglese e chiede «Oggi è arrivata una cinese, dov'è?» e tutti i compagni dicono «Là, là!» Ecco, la scuola italiana mi piace, solo mi danno fastidio i ragazzi marocchini. Io voglio fare la scuola professionale di servizi turistici e commerciali, perché adesso penso che da grande voglio diventare guida turistica, ma forse dopo cambio idea. Io penso prima a finire 5 anni di superiori e dopo vado a studiare all'università in Cina. Dopo che finisco università trovo lavoro. O forse dopo le superiori vado all'università italiana e dopo finisce l'università trovo lavoro in Italia o in Cina. Sempre io voglio portare le persone in giro per il mondo, così anch'io sarò sempre in giro per il mondo e vedrò tante cose diverse. Sia è possibile prendere turisti cinesi da portare in Italia per vedere l'antica cultura italiana, sia posso prendere turisti italiani e portarli in Cina a vedere la Grande Muraglia. Lo studio nella mia vita sempre è molto importante. Mia madre mi dice sempre,
Se tu impari bene l'italiano, potrai fare quello che vorrai. Quindi io voglio impegnare e imparare bene. Quando ero piccola, da grande volevo fare il matematico, perché mi piace molto matematica e geometria. Ma qua in Italia queste materie sono troppo facili. Io prendo ottimo anche se non studia. Dunque, il mio futuro non è uguale. Quando io ero in Cina, sempre volevo venire in Italia. Adesso sono arrivata in Italia e sempre voglio tornare in Cina. La realtà è così. Prima tu vuoi una cosa perché pensi che è meglio. Poi, quando tu ce l'hai, allora improvvisamente scopri che quello che avevi prima è più meglio. Solo una cosa sono sicura. Voglio la mia vita come pensare io. Ecco, nonostante che la giovane Qingye abbia questa volontà, questo proposito di, diremmo con le parole di prima, di emancipazione, di crescita, di costruzione personale, di un'esperienza di vita, in realtà si scontrerà e si scontra nella sua esistenza torinese e italiana, come giovane italiana, con forze anche più grandi di lei. Col Centro Interculturale abbiamo lavorato per un paio d'anni, in realtà si continua anche a riflettere su questo tema, sul complicatissimo discorso relativo alla cittadinanza italiana, alle leggi italiane rispetto alla cittadinanza per le seconde generazioni, per i giovani figli dell'immigrazione. Bene, volevo farvi confrontare alcuni dati e alcune testimonianze su questo tema per farci capire la rilevanza e le sfide che aspettano Qingye e noi tutti. Bene, siamo di fronte a una società italiana in cui, nonostante la crisi di cui oggi più volte si è parlato negli interventi e da cui anch'io sono partito, il numero complessivo di seconde generazioni, non di giovani ricongiunti, non di minori ricongiunti in Italia, ma di seconde generazioni, crescono e aumentano sempre di più. Non solo oggi, come ci dimostrano questi dati tratti da una bella ricerca, I figli dell'immigrazione nella scuola italiana, a firma di Molina e Fornari, pubblicata poco più di un anno fa dalla Fondazione Agnelli, ci dimostrano come i giovani figli di entrambi i genitori stranieri o di almeno un genitore straniero in Italia rappresentino ormai soglie che si avvicinano al 30% dei nati nel nostro paese, o come in alcune città come Brescia i figli da genitori stranieri o da almeno un genitore straniero raggiungano addirittura la quota del 45% dei nuovi nati, a Pordenone il 44%, a Prato, Piacenza, Cremoni, Asti, sempre percentuali superiori al 35%. Ma come guardando meglio all'ambito scolastico e provando a fare un esercizio di proiezione, vi dicevo all'inizio, non guardiamo solo al passato, proviamo un po' a giocare, a interrogarci sul futuro. Guardando i dati dei nati in questi ultimi anni, quindi nati nel 2006, 2007, 2008, 2009, che quindi arriveranno a iscriversi alla prima elementare, al primo anno della scuola primaria italiana negli anni scolastici che ci attendono, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, il trend ovviamente è in continua crescita. Nell'anno scolastico 2015-2016, sugli iscritti complessivi alla prima elementare, che saranno circa 590.000, i figli dell'immigrazione avranno superato quota 100.000. Avremo più di 100.000 allievi, figli di almeno un genitore immigrato, a essersi iscritti nell'anno scolastico 2015 alla scuola italiana. Ma di questi, 78.000, quindi diciamo 80.000 su 100.000, saranno seconde generazioni. Non saranno, come è stato in questi anni, come ci ricordava Graziella Favora all'inizio degli anni 2000, giovani ricongiunti e quindi principalmente protagonisti di corsi di italiano lingua seconda, di corsi di prima alfabetizzazione. Saranno seconda generazione, cresciute anche in quei primi 6 anni di vita in Italia, frequentando asili nido e scuole materne italiane, e quindi l'80% dei nuovi iscritti alla prima elementare saranno appunto seconde generazioni, fra appena 4 anni nel nostro paese. E questo ritratto, questi dati numerici che riguardano la società e la scuola italiana si scontrano, direi in modo stridente, con quello che è invece l'aspetto giuridico-legislativo di una cittadinanza intesa ovviamente come possesso di tutti quei diritti e di pari opportunità riconosciute a un cittadino italiano.
Confrontiamo queste ultime, ecco, testimonianze, ultimi dati relativi al percorso di questi ultimi 6 mesi rispetto alla possibilità di rivedere, di modificare la legge sulla cittadinanza in Italia. Se solamente a maggio Andrea Riccardi, il ministro per le relazioni internazionali, la cooperazione e l'integrazione, affermava il 23 maggio, siamo agli albori dell'integrazione della seconda generazione, se falliamo in questa fase ci saranno problemi seri, ma per fortuna solo una minoranza degli italiani è contrario alla riforma sulla cittadinanza, confido nell'umanesimo implicito del nostro popolo. Appena 5 mesi dopo, il 14 settembre 2012, sempre il ministro Riccardi doveva riconoscere: uno dei dolori che mi porto dietro, ora che stiamo giungendo a fine legislatura, è di non essere riuscito a portare avanti in Parlamento, malgrado gli stimoli venuti da me personalmente, il dibattito sulla legge per la cittadinanza a chi nasce in Italia, ai figli degli immigrati e a chi completa un ciclo di studi nel nostro Paese. Ora, evidentemente anche per questa legislatura, per questo governo tecnico, non si metterà mano alla riforma più volte sollecitata e richiesta, e tanti giovani, come abbiamo visto prima, ad esempio nel caso di seconde generazioni cinesi, che spesso vivono nella primissima infanzia dei momenti in realtà di ricongiungimento contrario, cioè di rientro in Cina per passare i primi anni di vita insieme ai nonni e poi un nuovo ricongiungimento in Italia quando sopraggiunge l'età scolare, questo perché spesso, avendo entrambi i genitori molto impegnati sul posto di lavoro, le famiglie preferiscono far trascorrere gli anni prescolari ai bambini insieme alle famiglie rimaste in Cina, questi ragazzi ovviamente continueranno anche nei prossimi anni a avere la necessità, la difficoltà di dover documentare la propria presenza continuativa sul territorio italiano, e laddove questo non sarà possibile, al non essere in grado di avviare rapidamente, come sarebbe ormai il loro diritto, le procedure per l'ottenimento della cittadinanza al 18° anno d'età. In realtà il futuro prossimo che ci aspetta non pare essere particolarmente promettente per le seconde generazioni. Forze politiche, anche nuove forze politiche, nuovi personaggi che si affacciano sulla scena, e ricordando Goffredo Fofi certamente non sapremo come andranno le prossime elezioni, ma possiamo dare un'occhiata a che cosa pensano le persone che vi si candidano, ci lasciano poche speranze. Beppe Grillo, uno dei oggi personaggi più influenti sulla scena politica italiana, solo pochi mesi fa dichiarava sul proprio blog che la cittadinanza a chi nasce in Italia, anche se i genitori non ne dispongono, è senza alcun senso. O meglio, un senso le ha, cioè semplicemente quello di distrarci in questo periodo di crisi e di fomentare ulteriormente lo scontro in Italia. E le persone che si riconoscono, ad esempio anche in questi personaggi, lasciano costantemente sui blog, sui siti che potete visionare su internet, affermazioni e testimonianze in realtà di sostegno a queste posizioni che appunto paiono ritardare ulteriormente anche nella prossima legislatura, evidentemente, il cammino di questa riforma sempre più necessaria. Precedentemente, e sto concludendo, siamo proprio alle ultime affermazioni, Goffredo Fofi ci lasciava con un'immagine di ottimismo, almeno di speranza. Ecco, sicuramente dopo 2 ore non voglio ora invece darvi un'idea di pessimismo, sarebbe molto controproducente, quindi cercherò di essere ottimista anch'io, ma ritengo che sulla base di tutti questi aspetti che abbiamo provato velocemente ad analizzare, ecco, non è facile dire se nell'immediato futuro verrà prima il tempo in cui riconosceremo, ad esempio, a una bambina come questa, la riconosceremo più come una sino-italiana cresciuta in Italia che forse lotta per avere la cittadinanza nel nostro paese, o quanto piuttosto un italo-cinese, figlia della prossima emigrazione italiana in Cina, nata magari da una qualche coppia mista italo-cinese e che lotterà in Cina per avere riconosciuto i propri diritti di cittadinanza. Insomma, non so se siamo ancora veramente preparati a un futuro in cui il nostro planisfero, per ragioni economiche e politiche che vanno sfortunatamente molto al di là delle nostre possibilità, avrà una rotazione tale per cui al centro del mondo appunto ci saranno altri paesi, altre regioni del mondo, e l'Italia sarà forse, come in questa cartina tratta da un manuale di geografia in uso nella scuola cinese, un piccolo, piccolo lembo di territorio nel confine estremo della mappa del nostro futuro. Vi ringrazio.